Galbas sul primo palo, non riesce a ingannare il portiere, sgaria la ripartenza di Valdagno, attenzione a Giuliani, ci mette una pezza Johan Galbas, la protegge, poi accelera, va dietro porta, lo scarico per Mendez, una giocata difensiva illuminante da parte di Nico Ojeda, sì, a essere pericolosi davanti ma non a scoprirsi troppo dietro. In pista assieme a loro c'è Davide Gavioli, per cui direi che è un momento della partita in cui il Trissino vorrà prendersi magari il rischio di rischiare qualcosa. Gavioli! E proprio lui torna alla rete. La sblocca. Gavioli, dopo l'infortunio, la rete portare in avanti. Attenzione, recupera pallina Trissino con Mendes che cade, o meglio sbaglia qui, sta facendo difficoltà. Chance, Ipinazar, si è molla Manu Garcia. Recupera pallina Trissino, la ripartenza di Cocco. Cocco contro Cocco e c'è fallo di Cocco su Cocco. Scusate il gioco fratelli, di parole orribile, i fratelli. Però fallo di Mattia su Giulio e sarà rigore per il Trissino. Cocco contro Sgaria, parata da parte di Sgaria, poi Cocco la ci schiaccia, rete, il raddoppio del Trissino con la magia di Giulio Cocco. Attenzione, parlando di spazi, qua ce n'è uno, due contro uno del Trissino. Galbas, ancora una volta Ojeda. Attenzione, due contro uno del Trissino. Malagoli e Mendez. Malagoli, Sgaria gli chiude tutto sul primo palo. Poteva andare direttamente al tiro, è stato troppo generoso questa volta. Attenzione però dall'altra parte, il taglio e il rigore per il Valdagno. Garcia contro Zampoli. Ovviamente i due si conoscono molto. Tutto buono. La parata di... Sì, la parata di Stefano Zampoli a fare minuti. Attenzione alla superiorità 4 contro 2 del Valdagno. Giuliani da solo, in qualche modo la recupera il Trissino. Adesso è 2 contro 1 con Galbas che tira invece che servirla a Pinto. Attenzione lo scarico di Galbas, ottima intercetto da parte di Xavi Rubio. No look per Giuliani. Giuliani sul primo palo. Giuliani, c'è Galbas su di lui, bella la giocata per Crocco che non può arrivare però sulla pallina. Ripartenza trissinese con Gavioli, dentro per Mendez, ha segnato il Trissino, l'assistenza di Davidino Gavioli, la rete di Jordi Mendez da due passi e il Trissino allunga 3-0 per i blu celesti, che chiude e salva in qualche modo. Si era aperta una breccia nella difesa trissinese. Gavioli spacca l'incrocio dei pali e il Trissino mette la freccia. Che rete di Gavioli, doppietta per lui. Parte Giuliani contro Zampoli, tutto è pronto, sì, vediamo se il Valdagno riesce a accorciare. Va nell'uno contro uno come ci ha abituati e non la trova perché Zampoli gli impedisce di andare al tiro. Io direi che in piazza Trissino un monumentino a Stefano Zampoli in questa fase della stagione si può anche fare. Giuliani che va a recuperarla, quindi Nadini che si porta dietro porta e la mette lì, una pallina al centro che viene recuperata in velocità dal capitano João Pinto. Ancora Mendez, uno contro uno, Jordi gol e il Trissino segna la quinta rete con il suo bomber. Champions League nei quarti di finale della finalette di Viana do Castelo in Portogallo. Attenzione a Schiavo, uno contro uno dell'11, ha provato la giocata personale Schiavo, non ci è riuscito, perché diciamocelo, dopo gara 1 qualche certezza era venuta meno, ma al tempo stesso questa squadra ci ha sempre creduto e adesso vola in semifinale dei playoff scudetto e potrà continuare a difendere quello scudetto che ha cucito ancora sulla propria maglia.